Testamento. Continuó padre de la gracia. ¿Por qué padre de la gracia? Me digo súbito, ¿por qué? Porque la gracia es el elemento fundamental que pervive en la vida del reino. Repito, la gracia es el elemento fundamental que pervive en la vida del reino. ¿Se puede vivir una vida cristiana? ¿Sí? Sin la gracia. Pero pervive en la vida del reino. La vida sobrenatural, chivole, la gracia de Dios. ¿Por qué la gracia? ¿Por qué no hablar de otra cosa? ¿Por qué no hablar de la prosperidad? ¿Por qué no hablar de la bendición económica? ¿Por qué no hablar magari de la bendición familiar? ¿Sí? ¿Por qué no hablar de tante altre cose? Sì, parleremo, però fondamentalmente per vedere tutti questi aspetti abbiamo bisogno di capire cosa sia la grazia. Perché la grazia, ripeto, questo deve essere chiaro, è fondamentale per vivere la vita nel regno dei cieli. La vita è nel soprannaturale, ci vuole la grazia. E adesso lo vedremo, lo farò vedere alla luce della scrittura. Allora, seconda Timoteo, iniziamo. Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 1, dice: tu, dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Questa è una parola che dà l'Apostolo Paolo, sì, a Timoteo. Che cosa le dice? Tu, dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Qua troviamo due cose importanti. Prima cosa. La grazia non esiste al di fuori di Cristo. La grazia non esiste fuori di Cristo. Perché la grazia, dice la Scrittura, è in Cristo Gesù. Dove c'è Cristo Gesù, c'è la grazia. Dove non c'è Cristo, non c'è grazia. Sì? Prima cosa. La gracia no existe fuera de Cristo. Segunda cosa importante. ¿Cosa fa la gracia? Ti fortifica. Oh, ¿cuántos de nosotros tenemos bisogno de fuerza? ¿Hanemos bisogno de fuerza o no? ¿Cómo la troviamo la fuerza? Diciendo, Señor, yo creo en te. Señor, yo vedi que sono fedele. Signore, considera che io sempre ti sto portando decimi, offerte, primizie. Signore, considera che io ti servo. E a volte non si sente debole. Allora c'è un segreto per ricevere le forze. E la forze, le forze le riceviamo vivendo nell'ambiente della grazia. Abbiamo detto la settimana scorsa che la grazia è un ambiente. È un'atmosfera. Un'atmosfera. La grazia. ¿Sí? Si tú vives en la gracia, ¿sí? Puedes ser fortificado. ¿Por qué? Porque cuando uno vaya, el enemigo no te puede decir, ve que tú eres el solito pecador. Ve que no he cambiado niente. Ve que soy lo mismo. ¿No? Ve que soy como los otros. Y la persona dice, sí, ma, señores, no, es como que uno accetta la cosa del diavolo. Però quando uno vive nella grazia e conosce la scrittura, dice il sangue di Gesù Cristo mi perdona, mi purifica di tutti i miei peccati. Lui mi lava, sì? Io cado 7 volte e 7 volte mi rialzo perché sono giusto. Sì? E uno inizia a prendere, a vivere, sì? La vita, sì? Che stabilisce la scrittura, vive la grazia, e così uno viene fortificato. È il problema, se uno non vive un ambiente di grazia, di amore, di misericordia, arriva un momento che lascia perdere. Perché dice, io ho sentito persone che mi hanno detto, molto difficile essere cristiano. Io l'ho sentito. Persone che mi hanno detto, però è difficile essere cristiano, perché uno vive in un mondo peccatore. E uno è circondato del peccato, perciò come facciamo noi a essere integri? Perché lì manca grazia. Perché noi non stiamo dicendo che ci dobbiamo isolare, viviamo. Però la grazia, l'ambiente della grazia, ti
fortificar. Cuento del concilio del apóstol Pablo, ¿sí? A Timoteo. ¿Cuál era el concilio? Tú, Timoteo, filho mío, fortifícate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, solo un filho puede llevar el concilio de un padre. Le cuesta un ministerio de paternidad. El apóstol me dice, vaya, no, Timoteo, ¿qué vas a hacer? Ves que estoy cercando con algún otro para sustituir. Fai el bravo, te metes y mete un otro apóstol tú. Ay, no es que lo sabes. No, vedete le parole del padre, el padre, ¿no? Paolo. Tú, filho mío, con tenereza, con amor, le diceva. ¿Sí? Fortificate nella gracia. ¿Sí? Nella gracia que en Cristo Jesús. Ahora, la gracia, ¿cosa fa? Te reforza. ¿Voy a ser reforzado o no? ¿Hay bisogno de ser reforzado? ¿Te ha dado el sistema, la vida, las circunstancias? ¿Te ha dado de ñate? ¿Sí o no? ¿A vos te sí? La economía, la familia, el laburo, la relación, el cliente que no se paga, estas cosas vale. ¿No? Y uno se siente como, wow, señor, no, como que, mamma mía, qué difícil es esta vida. Bueno, fortifícate. Te puedes fortificar, come la gracia. Vive la gracia, abracha la gracia, ama la gracia, desidera la gracia. Porque el único que te puede fortificar es la gracia. En la gracia la trovi solo en Cristo Jesús. Dove c'è Cristo c'è gracia. Por esto no ci dobbiamo avvicinare di più a Lui. Porque Lui è la fonte de la gracia. ¿Amén? ¿Y lo cual diciamo? Segunda Escritura, Romani capítulo 5. Romani capítulo 5. Velocemente, dopo Atti. Romani capítulo 5, versetto 1 e 2. Justificati, dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Versetto 2. Mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Tre cose troviamo qui. Tre cose. Uno, parlando sempre del versetto numero 2, Romani 5, 2. Mediante Lui, mediante Cristo, abbiamo avuto per la fede accesso a questa grazia. Se può accedere alla grazia, vedete che la grazia non è che Dio la manda, la grazia tiene, tu un peccatore, dice, alleluia, ho ricevuto la grazia, no, non funziona così. Alla grazia si deve accedere, Dio non la manda, Dio la mette a disposizione, muovete, Dio la dà la grazia, però non ti viene una mattina e dice, oh, alleluia, mi sento diverso, già, sarà la grazia. No, Dios da la gracia. Y te mandará la persona plena de gracia. Y te pagará el cuore. Tú dirás, wow, qué bella parole, qué bella vida que tú. ¿Cómo fai a ver esta fe en este tiempo? Con tantos problemas. ¿Cómo fai? Y tú le dices, vieni que te acompaño a la puerta de la gracia. Y tú le presentes a Jesucristo. Porque Jesucristo es la fuente de la gracia. Porque la gracia en Lui. Lo habíamos visto en el séptimo de Corona, recordate. Salmo 45 de 2. Salmo 45 de 2. Vediamo, Salmo 45 de 2. Aleluya. Salmo 45, versetto numero 2. Tu sei bello. Più bello di tutti i figli degli uomini. Le tue parole sono piene di grazia. Perciò Dio ti ha benedetto in eterno. Le tue parole sono piene di grazia. Però, vediamo qua un attimino perché in spagnolo dice. Versetto 2 del 45, siamo 45. La gracia se derramó en tus labios. Per
profesor, cuando Jesús parla, siempre te hablará palabras de gracia. Cuando tú aplicas la Biblia, te hablarás siempre palabras de gracia. Si tú no lees la Biblia y echaste el consiglio de fratelli forse, te mancherà la gracia. Pero la gracia es objetiva, es precisa. Es como una espada que corta, que talla, que penetra. ¿Por qué? Porque Jesús es pieno de gracia. Le parole di Gesù sono piene di grazia. E Gesù è la parola. Amen? Siamo fino qua? Ok. Torniamo a Romani. Dice, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia. Allora, per entrare, sì? Per avere accesso a questa grazia, ci vuole la? Fede. Perfetto. Ci vuole la fede. Vedete che la grazia c'è, però ha delle condizioni. Se una persona non ha fede, prima di chiedere la grazia deve chiedere la fede. In chi? La fede, sì, che è in Cristo Gesù, c'è la parola di Dio, perché la parola fa questo effetto. Allora, quando la persona ha fede, la fede ti conduce alla porta della grazia. E la stessa fede ti fa entrare. Sì, ripeto questo? Se io non posso arrivare alla porta della fede e entrare, non posso. Perché noi non conosciamo la grazia. Perché a noi ci hanno insegnato, devi fare il bravo. E io ti darò questo. Sì? Io ti farò un regalino. Fai questo. E io farò questo per te. E ci hanno insegnato che uno deve guadagnarsi la grazia, il favore. No, uno in Argentina c'è un detto che dice questo ha guadagnato il cielo, se ganò il cielo, come se fosse per opere, capito? E non funziona per merito. Perciò la grazia c'è, sì? Allora, qual è il trasporto? Qual è il veicolo? Cioè non posso camminare, io non sono capace di arrivare alla porta della grazia. Però c'è un elemento che mi porta, che mi trasporta, che mi conduce, un elemento, la fede. C'è la fede, uno deve lavorare nella fede. E Abramo, come diceva Simone, il padre della fede, fu il padre della fede. E lui dall'inizio, in questa scrittura che lui ha dato nel Genesi capitolo 20, 22, era, no? Ha detto, noi andremo e torneremo a voi, le ha detto a quei collaboratori. Andremo con il ragazzo, adoreremo e torneremo. E poi quando il figlio ha detto, ma dove è l'animale? Dio ci proverà, non ti preoccupare. Sempre lui parla con fede, infatti lui diventò il padre della fede. Fede. Ora, la scrittura dice, mediante il quale, mediante Cristo, non mediante il fatto che io assisto a quella chiesa, o faccio parte di quella denominazione o di quel movimento, no, mediante Cristo Gesù, sì? Il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia. È per Cristo che noi entriamo alla grazia, o sea, Cristo è la porta della grazia, ok? Sì? Due, un'altra cosa, nella quale stiamo fermi. Perché siamo fermi? Perché noi non stiamo girando le religioni? Perché noi non stiamo girando il mondo cercando la fonte? Perché la grazia uno è fermo. Il problema è quando uno non vive la grazia. No? E dice, no, io lascio questo ministero perché sono troppo stretti. Vado in un'altra chiesa che sono più light, no, sono più pietosi. No, perché io sono umano e... Però cioè, non è una questione che viene al pastore e non ti preoccupare, sono passati 25 anni, per un giorno, io fedi un giorno tra la fine dell'anno. Sarai perfetto, sono passati 25, stiamo arrivando quasi a 30 anni, però non importa. E la persona ha questa speranza, dice meno male che ho questo pastore, sì, che mi supporta. E poi un giorno il pastore lo guarda così, dice no, 25 anni,
Dale la pieza de 5 metros. No, no, no. Porque son tropos sensibles. No vuelve a ser el filito. Porque son personas, seguramente, que no experimentan la gracia. No han experimentado la gracia. ¿Por qué? Porque habíamos dicho ya una cosa importante: que el Señor es que te dice la pieza. Si alguno no puede llegar a la pieza, el Dios que te dice, vaya por la pieza, si eres el Dios que me miró. Si uno no puede ir, va a denunciar con la quiesa misura, no existe. En la vida del reino no existe. Mas si son personas que fanno tours religiosi, sono passati qualche peregrino qua. Dei peregrini sono passati. E dove siete? In quella città. E che fate? No, ma stiamo conoscendo un pochettino la realtà delle comunità. E poi finiscono il giro e tornano di nuovo dopo un anno. E che fate qui? No, abbiamo iniziato il giro di nuovo. Sì. Ma poco serio. Se fanno come una peregrinazione, anzi di andare a Lourdes o a Fatima, girano le comunità cristiane. E tu dici, ma Signore, come fa la grazia a rivelarsi a questa persona? Come fa questa persona a abbracciare la grazia? No, stabilisci, il Signore ti stabilirà, come diceva Simone, e il Signore ti dice, c'è un monte, il monte te lo scelgo io, vai a quello, ci sono tanti bei monti, ma io ho scelto il monte Moria, vai al suo monte Moria. Ma perché Moria? Non importa. Il miglior monte, vai là e Dio offre il sacrificio, perfetto, d'accordo, monte Moria, cioè Dio ti stabilisce la chiesa, Dio sceglie la chiesa per te e lì Dio ti benedice. Ora, nella grazia uno è fermo. Cosa siamo? Fermi, cioè il vento soffia, sì, soffia, e soffia a volte, come è successo la settimana scorsa, che ci ha avuto qua una psicosi, sì, una cosa così, ci viene la fine del mondo, non è venuto niente. Vedete come i venti, anche i rumori, alle persone che fanno chiudere le scuole. Sì, sì, è vero che uno deve essere prudente, sì, ok, d'accordo. Però la grazia ti fa stare fermo. Ci sono credenti che non hanno questa fermezza, perché manca grazia. Ma dove c'è grazia tu sei fermo, dove c'è grazia tu sei fedele, dove c'è grazia tu vai avanti, dove c'è grazia tu le metti il petto alla vita. Sempre con la corazza, no? Senza la corazza è pericoloso, però con la corazza, che è il Signore, la copertura, uno le mette il petto alla vita. Perché? Perché è fermo nella grazia. Perfetto, abbiamo acceso a questa grazia, siamo fermi. Terza cosa, dice, e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. La grazia ti consente di avere una speranza, di sperimentare la gloria di Dio. La grazia, c'è una speranza. Sì? C'è una speranza di sperimentare la gloria di Dio. Tutto lo fa la grazia. Ok. Un'altra scrittura. Oggi saremo almeno altre due scritture. Romani, capitolo 1. Romani, capitolo 1, versetto 4 e 5. Dice la scrittura, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Versetto 5, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga la obbedienza della fede fra tutti gli stranieri, per il suo nome. Romani capitolo 1 versetto 5. Mi piace confrontarlo sempre con lo spagnolo, perché lo fa più ricco, cioè lo riempie. Romani capitolo 1 dice: y por quien recibimos la gracia
y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Ahora, dice, permiso del cual habíamos hecho gusto, gracia. El cual español lo dice, la gracia. Si una cosa es chévere, gracia. Y una otra cosa es chévere, la gracia. Pienso que no es la tercera cosa. Ya. Una persona, por chévere, gracia. Y el pastor es dice, bien, aprende un posto, güey. Que tú eres chévere, gracia. ¿No? Pero el chévere es la gracia. Si la gracia es tutto. La gracia es sobrenatural. ¿Sí? La escritura de Juan Pablo, hablando de esto, dice, permiso del cual habíamos recibido la gracia. ¿Sí? E anche l'apostolato. ¿Vediamo qui? E apostolato. El apostolato. Para la obediencia de la fe. In tutte le nazioni per amore del suo nome. Ahora, está diciendo la Escritura, el apóstol Pablo, que per mezzo di Gesù Cristo, noi, per mezzo di Lui, abbiamo ricevuto la gracia. No está diciendo per mezzo della legge, no está diciendo per le proprie forze, está parlando di Cristo. Si voi vedete qui in Giovanni capitolo 1, la scrittura è fatta qui, è meravigliosa. Giovanni capitolo 1, Giovanni capitolo 1, versetto 17, dice: poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Cristo Gesù. Lo vedete qui? Perché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Cristo Gesù, di Gesù Cristo. Está diciendo, está haciendo una diferencia en la escritura para la ley y la gracia. Porque hay un momento donde se debe hacer esta separación. Porque naturalmente, noi ci hanno enseñado que dobbiamo lavorare, que dobbiamo fare, que tú te debes guadagnare il favore. Se te debe costare, tú debes soffrire, tú debes sanguinare, tú debes fare del male, tú debes sentir, provare el dolor, pero meritarla. Per meritare qualcosa. E le persone si fanno delle pazzie, camminano con le ginocchia, fanno le promesse, portano cose pesantissime sulle palle, si distruggono le palle, c'è sangue, c'è. Non è grande questo. Come dice, no, 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 sì, il Signore Gesù Cristo che è, però se forse non basta la fede. No? E ci hanno insegnato così. Ma la scrittura dice un'altra cosa, che non c'è bisogno di distruggere il corpo o di fare soffrire il corpo, perché la grazia è venuta, già siamo in tempo di grazia. Dio già ha provveduto la grazia in Cristo Gesù. Basta soltanto avere fede per accedere, per essere fermi, avere ingresso. E non solo, ricevere anche l'apostolato. A chi non le piacerebbe di noi avere un apostolato? Bueno, dopo si c'è grazia. Perché per la grazia si ha ricevuto, anche abbiamo ricevuto l'apostolato. L'abbiamo visto in Romani. Ok? Sto quasi finendo, quasi, quasi. No, sto finendo, sto quasi finendo. Mi sento un po' serio questa sera, perché è un argomento che sembra facile, però noi non siamo abituati, non ci dobbiamo abituare, dobbiamo iniziare a prendere confidenza con la grazia.
perché questo è un tempo di grazia. Dio vuole manifestare tutta la sua grazia, tutto il suo favore, tutta la sua misericordia. Per questo le ho chiesto a Claudia di aiutarmi a rafforzare la grazia, per spiegare cosa sia, perché la grazia è meravigliosa. Ok, allora, la grazia si riceve per Cristo Gesù, per mezzo di Lui. Sì? Grazia di apostolato. E dice perché si ottenga l'obbedienza della fede. Allora, la grazia ha un scopo, ha un proposito. Vediamo se lo troviamo qui. Perché si ottenga l'obbedienza della fede. Cioè la grazia ti dà, ti viene data per ubbidire. Dio ti dà grazia, però la dà con un proposito. Lo vedete qui? Sì? Dice perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome. E sta dicendo, siamo in Romani, sì? Siamo sempre in Romani. Siamo in Romani capitolo 1. Sì, Romani capitolo 1. Para la obediencia a la fe en toda la nación. Vedete, abbiamo detto una cosa importante. Per entrare nella grazia ci vuole la fede. Sì? Ma quando Dio ci benedice con la fede e la fede ci consente entrare alla grazia, questa grazia adesso ci aiuta a obbedire la fede. Si capisce? Allora, vediamo questo. Per entrare nella grazia ho bisogno di fede. Io ho bisogno di fede. Sì? Per mezzo della fede io arrivo e dico, Signore, io credo che tu hai perdonato tutti i miei peccati, che tu mi hai lavato con il tuo sangue, che il mio nome è scritto nel libro della vita, io credo e entro nella grazia. E quando il diavolo viene e dice, perché tu dici, io sono fermo nella grazia, io della grazia non mi posto, puoi dire qualsiasi cosa, mi puoi accusare, mi puoi maledire, mi puoi attaccare, puoi dire qualsiasi cosa, ma io sono fermo in questa grazia. E nessuno mi muove. Perché? Perché io sono fermo, la grazia mi fa stare fermo. La religione non ti fa fare fermo. La religione ti fa cambiare continuamente. Sai, ho provato, una mamma nella scuola, una ragazza, mentre io ho frequentato la chiesa dei santi degli ultimi giorni, in Bormone. 2 anni, cattolica, amici, io sono cattolica, sempre sono stata cattolica. Ho frequentato 2 anni e alla fine sono tornata alla mia religione. Perciò non è servito a nulla la dottrina dei santi degli ultimi giorni, perché chiaramente lì la grazia non l'ha trovata. Il punto è che quando uno trova la grazia già non torna indietro. Quando Abramo avuto una rivelazione del Dio di Israele, il Dio Eterno, non tornò più indietro a Ur dei Caldei. Seguì, questo è l'Eterno Adonai, lo seguì con tutto il suo cuore e diventato il padre della fede. Uno sta fermo. Uno è fermo, cioè uno dice mi sono allontanato, sapete, in 22 anni, quasi 23 anni di fede, quante persone in vita mia ho sentito che mi hanno detto ho lasciato le vie del Signore, mi sono allontanato del cammino. E tu dici che strano questa cosa, perché se uno ha grazia, tu non ti allontani mai, se la grazia ti fa stare fermo. Il problema è quando manca grazia. Quando manca grazia, quando manca rivelazione, quando manca fede, quando manca unzione, la persona viene spostata, pum, pum, e il diavolo te butta là. Dice, vai, prova con quelli là che loro ti aiuteranno. E loro ti distruggono, poi dice, no, vai, però, pum, te butta di là. E poi lo prendi, pum, così. E la persona dice, non vedo mai nessuno. Perché? Perché non hanno grazia. Non se le ha rivelato la grazia. Ma quando tu sei nella grazia, la grazia te aiuta. E la grazia ti basta. E la grazia ti riempie tutto il cuore. È la grazia. Ok? Sì, siamo fino qua? Allora, il proposito della grazia, sì, è perché si ottenga l'ubbidienza della fede. Perciò la grazia ti dice, ubbidisce. Tu devi ubbidire. Se la scrittura dice che tu devi pagare le decime,
prendi la decima e portala all'altare. E tu, perché vivi nella grazia, non stai dicendo no, sarà, non sarà, sarà il tempo, non sarà il tempo, sarà questo, sarà. No, tu, io sto ubbidendo perché, perché la grazia ti aiuta a ubbidire la, la fede. Sì? La scrittura ti dice vai, congregati, devi stare con i tuoi fratelli. E tu stai mettendo come priorità, stai dicendo, vabbè, speriamo magari un altro giorno quando il tempo migliorerà. No, tu stai guidando. E questo dimostra che la grazia sta facendo un effetto. Cioè la grazia si deve vedere. Cioè non basta che io sono salvato per grazia. E le opere e i frutti e i risultati mostrano. Mostrami la tua salvezza con le tue azioni. Mostrami la grazia che Dio ha dato a te. E io ti mostrerò la grazia che Dio ha dato a me. Bisogna essere dimostrata. E questo lo produce la grazia. La grazia Dio ci dà, per ubbidire la fede. La grazia Dio la dà, non per peccare, non per speculare, non per dire ormai Dio mi perdona. Non è per questo la grazia. La grazia è per ubbidire la parola. Questa è la parola. Allora, una persona che ha grazia mi dice. Una persona che la grazia sta lavorando, la persona non ha nessun problema di mettere in pratica ciò che trova scritto nella scrittura. Perché la grazia ti convince. La grazia rafforza, riempie la tua fede. La grazia. Ok, queste sono le tre scritture che ho trovato. Adesso voglio passare alla seconda parte velocemente e dirvi che la grazia è un spirito. Avete sentito? Sì. Simone sì. Ripeto, per questo ho chiesto all'inizio, ma perdono quello che ho visto, per favore, tutta la vostra massima attenzione, perché ci sono cose forse nuove. Però noi siamo qui per imparare. E io so che voi avete fiducia in me. Ma se la fiducia non basta, ve lo faccio vedere alla luce della scrittura. Perché io non voglio prendere la responsabilità di certe cose. Una cosa che io personalmente ho imparato e ci tengo tanto, a dimostrare ogni cosa che insegno. Quando una cosa a me non mi viene dimostrata con la scrittura, non importa di chi viene. Io lo lascio aperto. Ho detto sì, forse. Però no, non l'abbraccio. Io, Cristo, Cioè, ogni cosa che io insegno, lo dimostro. Quando io ho detto che la grazia è un spirito, sembra una cosa di fantascienza. Tipo con la firma di Steven Spielberg, no? Ma che è questo che la grazia è un spirito, fratello, di cosa stai insegnando? Tranquillo. Sei fermo nella grazia? Adesso te lo dimostrerò. Zaccaria, per favore. Andate a Zaccaria. Zaccaria, alla fine dell'Antico Testamento, l'ultimo libro dell'Antico Testamento, prima di Matteo. Zaccaria, capitolo 12. La grazia è un spirito. Forte. Stiamo rompendo delle cose qua. Zaccaria, no, Malachia è l'ultimo, prima di Malachia viene Zaccaria, capitolo 12, versetto 10. Zaccaria 12, versetto 10. Espanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno me a colui che essi hanno trafitto e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico. E lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. Espanderò sulla casa di Davide, sta parlando di Israele, e sugli abitanti di Gerusalemme, lo spirito di grazia.
e di supplicazione. È un spirito la grazia, sì o no? Amen. Fratelli, è tutta una questione di spirito. Spirito. Sapete perché? Perché noi siamo spiriti che abbiamo un'anima e viviamo un corpo. Noi siamo uno spirito che abbiamo un'anima e viviamo un corpo. Noi siamo un spirito. Noi siamo un spirito che abbiamo un'anima e abitiamo un corpo. Un giorno questo corpo lo lasceremo e lo spirito con la sua anima. Lo spirito, non l'anima. Lo spirito tornerà al Padre o tornerà all'eternità. E poi Dio deciderà chi avrà vita e chi no. Però siamo un spirito. Oggi sentivo un'amministrazione di una sorella in este, da chi viene del soprannaturale e dice: quando io ministro, ministro al spirito della persona. Quando la persona mi dice: pastore, un cancro, sto morendo, io non le parlo al corpo, io le parlo al spirito e le dico: dile al tuo corpo che il tuo corpo deve obbedire a te perché tu sei questa persona. Le parlo al spirito e dice: quando la malattia è terminale, dice, io le parlo al Espíritu porque conozco el Espíritu. Y la palabra viene al nuestro Espíritu. Ahora, es toda una cuestión de Espíritu. Donde c'è un Espíritu, ¿sí? Donde c'è Espíritu, donde c'è un ambiente, quello caracteriza quella casa. Donde c'è amor, c'è un Espíritu de amor, c'è un ambiente, una atmósfera de amor. ¿Sí? Quello caracteriza la casa, pero c'è un ambiente nell'aria, si sente nell'aria, è un spirito. La grazia è un spirito. C'è la grazia, uno non riceve la grazia per vivere la vita cristiana dopo tanti anni. No, perché la grazia è un spirito. O tu sei sotto questo spirito, o sei sotto l'spirito di religiosità. La religiosità è un spirito. Lo spirito della regna del cielo influisce su milioni di persone, un spirito. Poi viene la dottrina, però prima lo spirito. E tutti hanno la stessa faccia. Io non voglio fare, dare, essere troppo preciso, però chi ha lo stesso spirito ha la stessa faccia. Sì? Perché è una questione di spirito. La grazia è un spirito. E la grazia è diversa alle opere e alla religione. Questo lo dovete ricordare. La grazia è l'antitesi, è lo contrario, l'opposto alle opere e alla religiosità. La grazia è l'opposto alla ragione e al merito. Questo mi rivelava il Signore. La grazia è opposto, è come il giorno e la notte, la luna e il sole. Dove c'è grazia, lì non c'è un spirito di religiosità, non c'è un spirito dove tutto si deve raggiungere per mezzo delle opere. Lì non si ragiona, lì non si deve uno meritare niente, soltanto lo riceve come un favore. Come diceva Claudio, oggi parlava la parola ebraica, che parla di grazia, di favore, di misericordia, di dono. Questo è grazia. E la grazia è collegata con la fede, non con proprie forze. Dove c'è grazia, non c'è sforzo umano, ma favore e accettazione. E questo è soltanto una parte, vedremo altri aspetti della grazia. Però noi dobbiamo capire che la grazia è un spirito, io devo abitare, sì? Io devo essere coperto. Cioè, non basta solo venire la domenica al culto, la grazia mi deve accompagnare quando io esco dalla chiesa. Cioè, la grazia deve essere con me 24 su 24. Io devo
víveres son sometidos a la atmósfera ambiente de gracia. Per questo devo lavorare, per questo devo leggere la scrittura, per questo devo essere in comunione con Dio, per questo devo essere in comunione con il corpo di Cristo. Se io lascio la Chiesa, se io lascio le relazioni del Regno, se io non leggo la scrittura e mi vado a relazionare con le persone perché lavoro, perché mi piace, perché io sono così, ho una personalità estroversa, cioè così sono aperto, uno si può allontanare dalla grazia. Y uno se mete sotto un altro spirito. ¿Sí? Pero la grazia è meravigliosa. Vedete, vi ricordate, finisco con questo. Quando Mosè ha avuto la visione del pruno. ¿Sí? Vi ricordate in Esodo, quando ha avuto il pruno che bruciava? ¿Sí? Lui si sentì una attrazione per quella visione. Bueno, quello si chiama grazia. Uno si sente attratto della misericordia. Uno si sente attratto della compassione, dell'amore di Gesù. Per questo a me piace tanto Andrea Ghisoni, perché si vede che lui vive questa grazia. E lui mostra la pura grazia. La pura grazia, il puro amore, la pura misericordia di Gesù Cristo. Allora, il punto è questo. El Señor, creo, que está haciendo una división, ¿sí? Está laborando, yo soy que el Señor está laborando con la Chiesa, guarda, ¿sí? Y para noi es tiempo de gracia, es tiempo de lasciar el peccato, es tiempo de lasciar el preconcetto, ¿sí? De lasciar la filosofía, de lasciar las cosas que ci han enseñado doctrinalmente en modo sbagliato y entrar sotto questo espíritu de gracia. Abrazar la gracia. Essere fermi, sì, e poi ubbidire la fede, ubbidire. E così noi vivremo e nessuno ci muoverà. Amen? Amen. Dio vi benedica e settimana prossima continueremo a parlare di questo.